Ah, lasagna è nazionale. Per pur di non far giocare Immobile, Mancini butta nella mischia lasagna che fornisce un assist per Biraghi che segna il gol vittoria. Una vittoria che arriva in extremis, una vittoria che serviva come il pane. Questa era una finale, chiamatela come vi pare, ma questa andava giocata come una finale. L'atteggiamento io lo posso pure aver visto, ma ci stanno ancora molti errori. Sì, buona prestazione che non si era da chissà quante partite, per carità, non lo metto in dubbio, non faccio in dubbio, ho detto, vabbè, in dubbio, non faccio il solito pessimista. Perché uno può dire, tu critichi sempre. Io critico quando c'è da criticare, esalto quando c'è da esaltare. Esalto la prestazione di oggi dell'Italia che ho visto il cuore. Però ci stanno molte. Perché ho questo in mano? Vabbè. Però ci stanno molte cose da perfezionare. Io oggi voglio fare delle critiche ad alcuni giocatori. Perché io conosco il potenziale di questi. E quando lo mettono in atto mi fa un po' arrabbiare. Però ragazzi, una vittoria che è meritata perché la Polonia è zero. La Polonia. Ragazzi, fammi seri. A parte le occasioni del finale che le abbiamo dato noi. Quindi l'unica occasione che ha avuto la Polonia gliele abbiamo regalate noi. Le occasioni nostre noi ce le siamo create, costruite, ok? Ma quelle della Polonia sono state un nostro regalo. C'è stato un regalo di Biraghi, un regalo di Bonucci, un regalo di Verratti. Ragazzi, Biraghi è come Fazio. Quando gioca male, perché oggi Biraghi, fammi seri, ma non famo come i telecronisti della Rai che dopo il gol ha detto adesso Biraghi è diventato il man of the match, il migliore in campo solo per il gol. No! Il gol è stato fondamentale! Grande Biraghi che ha segnato! Grande Biraghi! Però il tuo compito è il difensore. Quando tu fai gli errori in difesa vanno detti. Oggi Biraghi in fase difensiva ha fatto pena. Ha fatto schifo. Quindi, come dico, oggi ha fatto la partita come la Fazio, perché Fazio ha iniziato il campionato male, però segna. Ok? Per questo ci sta il paragone. Bene che abbia segnato, sono felice! Sono felice! Però in fase difensiva si è fatto un pochetto desiderare. Ok? Questo è un dato di fatto perché guardano la partita. E ragazzi, che dire di questa partita? I cambi non riesco a concepirli perché sono arrivati al minuto 81 e al minuto 84. Nel finale potevano essere giostrati meglio i campi. E sì, i campi, porre, non so più parlare oggi. I cambi. Oggi prima ho detto dubbio, anziché dubbio, adesso dico campi anziché cambi. Quindi oggi confondo la P con la B, la B con la P, ma è tutto sotto controllo, non vi preoccupate. Un po' la sanità mentale per vedere questa Italia, capite che va via. Ragazzi, sono 3 punti fondamentali. Il gioco ci sta rispetto alle altre prestazioni. Ci sta la voglia, secondo me, di costruire una nuova Italia. Perché io dico, i talenti ci sono perché ci sono, ma mancano i fuoriclasse, mancano i trascinatori, mancano quelli che ti risolvono una partita con una magia. Ok? Mancano questi. Uno mi può dire Insigne, e Insigne a me mi fa sbroccare. A me Insigne mi fa sbroccare. Dite quello che vi pare. Per carità divina, sulla carta, io quando parlo di Insigne, quando parlo di Insigne visto a Napoli, Insigne di Napoli è un fenomeno. Fenomeno. È un grande giocatore. È un talento puro. È fortissimo. È uno dei migliori talenti italiani. Ma quando lo vedi in nazionale, ti cascano proprio le braccia. Ti casca tutto. Perché veramente Insigne in nazionale o viene usato male, o è lui che non riesce a esprimersi. Perché è un qualcosa. Non dico inguardabile, però non mi piace per niente. Non è l'insigne della nazionale, del Napoli. Non è l'insigne del Napoli. Assurdo. Non capisco perché insigne nazionale non riesca ad esprimersi. Le qualità ce le ha, perché ha delle qualità sopra. Cioè, buonissime. Ha delle grandi qualità. Ma nazionale non riesce a mettere in atto. Non riesco a capire la differenza, un Insigne a doppio volto, è il contrario di Schick. Schick, nazionale fa il fenomeno e con la Roma fa schifo. Insigne fa il fenomeno con il Napoli e nazionale non riesce a esprimersi. Non riesco, è tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Poi, perché io mi aspetto molto nel Insigne, magari per questo lo sto criticando, eh. Poi, mo ci stanno sicuramente permalosi alcuni tifosi napoletani che diranno, Insigne non si tocca, bla bla bla. Ok, io però dico quello che penso. Come Verratti? Verratti, ragazzi, ditemi adesso, Barella cos'ha in meno di Verratti? Me lo spiegate? No, perché se Verratti vale 90 milioni come tutto, ogni volta che Verratti viene accostato alla Juve, sparano delle cifre esorbitanti. Ditemi ora, nei commenti, cosa ha Verratti in più di Barella e cosa ha Barella in meno di Verratti? Levando l'esperienza, perché quest'anno al Paris Saint-Germain l'esperienza ce l'hai. Ragazzi, Barella è forte, punto! Punto! Verratti, ragazzi, a me non mi piace per niente.
Non mi piace veramente Verratti. Allora, si vede che ha che ha tecnica, perché si vede, e si vede anche qui un dato oggettivo, che abbia tecnica, che abbia qualità, però ragazzi, non lo so, non riesce a esprimerla, oppure fa certi errori banali, non lo so, non mi piace, ok? Forse è una cosa soggettiva, però non mi piace, e questo me l'hanno dato di fatto. Per quanto riguarda gli altri giocatori, allora, io non concepisco anche qui il cambio di Bernardeschi. Bernardeschi era uno dei migliori lì in avanti. È vero che ha sbagliato un gol clamoroso lì, non so come ha fatto a sbagliare quel gol, no? Veramente clamoroso, però Bernardeschi è forte. Bernardeschi non lo dovevi levare Insigne. Insigne dovevi levare e fai tre Immobile, non Lasagna, che poi è il caso fortuito, anche se non credo al caso, quindi leviamo questa frase, anche se il destino, non credo manco al destino, però chiamatelo come vi pare, se usiamo un po' di metafore, tanto per fare un concetto, ha voluto che fu proprio, che è stato proprio Lasagna a fornire l'assist per Biraghi, ok? Ragazzi, che dire di più? Appunto, non capisco perché Immobile non lo reputi un buon giocatore per l'Italia, Mancini, e ha preferito Lasagna, Immobile, è vero che Immobile non sarà Lewandowski, però preferire Lasagna Immobile è alquanto strano, ok? Non capisco nemmeno perché non abbia fatto tre cambi, perché non abbia lasciato Pellegrini in panchina, Pellegrini che sta in una grassa come stato di forma, ma lo tiene in panchina. Vabbè, io avrei per esempio levato Verratti o Barella perché era stanco, ma più Verratti appunto per far entrare Pellegrini. Però vabbè, sono scelte che non condivido. L'importante però sono i 3 punti, quello che conta sono i 3 punti, non facciamo una polemica adesso che l'Italia ha vinto, perché serve serenità. Abbiamo pareggiato una partita che non contava nulla, abbiamo vinto quella che contava, però ragazzi, non riusciamo a segnare, no, non siamo cinici e questo è un problema che va risolto. Tocca lavorare qui, sotto questo aspetto, perché devi segnare, perché questa partita va a finire pure 3-4-0, però abbiamo fatto solo un gol, quindi famo se due domande e damo se due risposte. Allora, penso che questo video possa finire qui, lascio un like, un commento, iscrivetevi, da Pablo Giallorosso è tutto, voglio Santoni nazionale perché serve qualche terzino buono e fidatevi che Santon sta giocando bene e si merita per me una chance. Non lo dico perché sono romanista, non fate lo stesso errore che ho fatto io, che ho giudicato Santon solo dal cognome. Adios.